Benvenuti, nuova intervista, nuova figura importantissima, oggi è il magnifico rettore dell'Università per Stranieri di Perugia. Buonasera, perché siamo nel pomeriggio. Grazie professoressa per essere qua. L'abbiamo strappata alla sua, come si dice, attività a casa, in smart working, perché oramai siamo tutti quanti diventati dei telelavoristi. Sì, Senta. questo smart working mi sembra più che lavoro agile, un lavoro continuo, Eh sì. perché stando, i tempi si dilatano e si finisce per lavorare sempre, ma va bene così ed credo che sia la stessa cosa per tutti. Senta, a proposito di questo, avete evidentemente applicato questa tecnica anche all'Università per Stranieri, no? Soprattutto all'Università per Stranieri, con tante figure che arrivano un po' da tutto il mondo. Mi piaceva definire l'Università per Stranieri la porta di Perugia sul mondo e la porta del mondo su Perugia e sull'Umbria. Quanti ne avete che si debbono laureare, professoressa? In questa sessione abbiamo 41 laureandi. La sessione è partita oggi e finirà giovedì pomeriggio. Quindi abbiamo iniziato questa mattina. Anche questa è una. Abbiamo iniziato questa mattina per la prima volta questa sessione di laurea con modalità a distanza. E devo dire che è andato tutto bene, mi hanno detto i colleghi. Io ho fatto un breve saluto, poi avevo altre riunioni e mi sono dovuta allontanare, però ho visto che tutto funzionava perfettamente. Questa applicazione che abbiamo utilizzato per la didattica a distanza, quindi anche per le lauree a distanza, sembra funzionare molto bene e di questo ovviamente siamo contenti. Quindi anche oggi è andato bene, no? E come dicevo agli studenti, dobbiamo cercare di considerare normalità, fra virgolette, questa anormalità che stiamo tutti vivendo. Una quarantina adesso e un'altra settantina più avanti, mi sbaglio? Sapevo questo numero? Sì, però adesso non le so dire a giugno, a fine giugno, perché abbiamo avuto tutti gli atenei italiani. Hanno avuto la possibilità di prorogare la sessione che era prevista per adesso, alla fine di giugno. Noi abbiamo scelto per gli studenti che erano già pronti e che avevano soprattutto scadenze di borse di studio, abbiamo scelto di mantenere la sessione di aprile, poi ne faremo un'altra così come da decreto del ministro a fine giugno, quindi per dare maggiori possibilità di scelta anche ai nostri studenti e per cercare di non danneggiarli, ma piuttosto di andare loro incontro in ogni modo possibile. Oltre al grande valore educativo e formativo, una delle caratteristiche, poi dopo andiamo avanti a parlare appunto della scuola, dell'istituto, dell'università, una delle caratteristiche di questo Ateneo è sempre stata l'aggregazione, il piacere di vedere studenti e studentesse di diversi angoli del pianeta aggregarsi, conoscersi, fare amicizia. Tutto quanto questo in qualche misura è stato stroncato, allentato dal Covid-19. Come l'hanno presa gli studenti? Magnifico. Ovviamente, diciamo non solo gli studenti, l'abbiamo presa un po' tutti male, credo, nel senso che a tutti manca questa possibilità di socializzare, di stare insieme. Nel caso dell'Università per Stranieri viene a mancare, come lei diceva giustamente, una sua peculiarità, una sua caratteristica istituzionale fondante. Nel tentativo che dicevo prima, quindi di considerare normalità quella che è una anormalità per poterla
per poterla affrontare e per non doverla esclusivamente subire. Devo dire che questo sistema di didattica a distanza, noi utilizziamo questa applicazione Zoom, Teams che usano moltissimi atenei, anche delle scuole italiane. cosa usate, professoressa? Quale applicazione usate? Teams è Ah, una ok. applicazione di Di Microsoft, Microsoft, sì, è una di Microsoft. queste utilizzate dalla gran parte degli atenei italiani. Poi ce ne sono ovviamente altre che sicuramente funzionano altrettanto bene, però consente di mantenere un'interazione con gli studenti, quindi non è semplicemente la lezione che l'insegnante impartisce al buio. Gli studenti possono partecipare, gli studenti sono dietro lo schermo, ma possono interagire con il docente. Questo è molto importante e questo lo stiamo applicando, la stessa modalità la stiamo applicando, stiamo lavorando per applicarla anche ai corsi di lingua e cultura, dove cercheremo di avere delle classi ridotte, massimo 12 studenti, con l'insegnante in presenza, in modo da garantire comunque l'interazione. Certo, non è l'interazione alla quale faceva riferimento lei. L'interazione vera quando c'è un ambiente comune dove gli studenti si incontrano, un ambiente fisico comune. Qui c'è un ambiente virtuale dove comunque gli studenti possono incontrarsi. Quindi ritorno sempre al solito discorso, cercare di creare normalità nella anormalità. Visto e considerato magnifico che l'Università per Stranieri è sede di studio per tantissimi studenti che arrivano dalla Cina, no? Cina che all'inizio è stata, tra virgolette, un po' stigmatizzata e messa al bando come la nazione che stava esportando virus. Per fortuna poi dopo non era così, ma non dovrebbe mai ingenerare diciamo fenomeni di intolleranza o di colpevolizzazione da parte di altri popoli. A Perugia com'è andata? Cioè è evidente che fra giovani la tensione, il rispetto forse è anche più grande, però di fronte alla paura, no, si sa che le persone a volte diventano irrazionali, soprattutto dominate da quelle che sono le piattaforme social che danno parola anche a chi purtroppo forse farebbe meglio a starsene zitto. Quale fotografia ha registrato? Per quello che mi risulta, e mi riferisco proprio al problema del virus, quindi al conseguente problema del contagio, io non ho registrato problemi di intolleranza a Perugia nei confronti degli studenti cinesi. Questo a differenza di altri episodi che mi raccontano colleghi in altre città italiane. E questo è un messaggio molto positivo che dà la nostra, non solo la nostra università, ma che dà la nostra città e che dà la nostra regione, che un po' corrisponde, credo, a quel messaggio di accoglienza, a quel messaggio di pace, di comunanza che la nostra città e la nostra regione hanno sempre saputo trasmettere nel mondo e credo che l'Università per Stranieri sia stata storicamente un veicolo importante per questo messaggio. Hanno perso ore di lezione gli studenti a fronte di tutto questo? Dico, hanno perso ore di lezione gli studenti di fronte a questo problema che si è evidentemente, no, ingenerato ed è piombato addosso a tutti quanti, così con una veemenza che nessuno si aspettava.
Ma devo dire che siamo stati bravi, nel senso che noi avevamo già fra i servizi, avevamo un contratto con Microsoft che ci offriva diversi servizi e fra questi anche l'applicazione Teams. Per cui in un fine settimana siamo riusciti a fare un corso di formazione per i docenti e a implementare attraverso questa applicazione la didattica a distanza. Quindi direi di no, non hanno perso neanche un'ora di lezione. Questo per quanto riguarda i corsi di laurea. I corsi di lingua si sono conclusi il trimestre che finiva a marzo e il mese di marzo si sono conclusi con una modalità mista, un po' Skype, un po' chat, e adesso anche per i corsi di lingua e cultura stiamo implementando didattica a distanza su Teams. Ha richiesto un pochino più di tempo perché trasferire da presenza a distanza una didattica di una lingua non materna può comportare problemi ancora maggiori di quanto non abbia comportato la didattica per i corsi di laurea. Però diciamo che anche per i corsi di lingua e cultura, credo che dopo Pasqua, intorno al 20 d'aprile, saremo pronti a ripartire. Quindi abbiamo fatto, direi, e devo ringraziare non solo tutti i colleghi, ma anche l'amministrazione che ha fatto veramente un lavoro importante in questo senso. Devo dire che siamo riusciti ad applicare la tecnologia di cui già disponevamo in un tempo veramente breve, grazie alla collaborazione di tutti. È stato un po' anche un momento di unità, no? Del corpo docente insieme al personale tecnico-amministrativo, un'emergenza che, come spesso accade, ha creato unità per reagire di fronte a questa situazione difficile che stiamo tutti affrontando come Atenei e come persone. Intanto la prego di tenere d'occhio il piccolo video che lei vede, perché sennò rischia di uscirmi dal quadro di registrazione. Dicevo, da sempre l'Università per Stranieri è attività laboratoriale, c'è cioè quella zona meravigliosa delle palazzine che sembrano veramente un campus statunitense, dell'università statunitense. Adesso quelle saranno evidentemente spente, o si fa comunque qualche cosa da lì verso le abitazioni degli studenti, perché a questo punto ognuno si connetterà attraverso Microsoft Teams da casa, no? Come funziona? Sì, si devono connettere da casa, questo è obbligatorio, bisogna avere un computer, una connessione Wi-Fi per potersi connettere. Però devo dire che non abbiamo avuto problemi in questo senso, quindi non registro nella nostra esperienza problemi legati a questo, che forse invece magari si possono registrare di più nella scuola. Noi sinceramente non li abbiamo avuti. Faccio presente che l'applicazione Teams si può scaricare anche su un telefonino. Certamente è più complesso seguire 2 o 3 ore di lezione con il telefonino, ma è comunque possibile e funziona benissimo. Io ho fatto varie riunioni anche di un'ora con il telefonino invece che su computer o su tablet, però Teams di nuovo si può scaricare anche su tablet, per cui è un'applicazione abbastanza fruibile, semplice da usare, quindi
Devo dire che ha dato una risposta, e questo vale, ripeto, non solo per noi, ma anche per molti atenei italiani, e sta dando una risposta veramente buona. E ripeto, la cosa importante è proprio garantire un'interazione con lo studente. Lo studente può fare una domanda, il docente risponde. E questo è molto importante perché ti consente di conservare la modalità classe. E infatti noi appunto continuiamo a chiamarle classi. Certo, quello che mi viene fatto di chiedere è anche che ovviamente non sarà solo telestudio, nel senso lo studio da casa e in remoto, ma sarà anche telelavoro per tutto il personale che gravita attorno all'Unistra PG, giusto? Certamente, come le dicevo prima, questa espressione telelavoro è un po' potrebbe essere tradotta in il lavoro continuo, il lavoro non stop, però sicuramente è stata implementata anche questa, e consideri che anche questo non è un passaggio facilissimo nelle pubbliche amministrazioni. Non si è sempre sentito parlare di smart working, lavoro agile, eccetera. Però questa abitudine in Italia, questa tipologia di lavoro non era assolutamente così radicata. E anche questo devo dire che abbiamo fatto, l'amministrazione ha fatto un grandissimo sforzo, gli uffici preposti a questo tipo di messa in opera hanno fatto un grandissimo lavoro per renderla possibile in pochissimo tempo. Gli impiegati che attualmente continuano ad andare all'università sono veramente pochi, sono quelli che devono garantire proprio funzionamento tecnico, come ad esempio funzionamento della parte informatica, funzionamento della parte tecnologica, però gli altri lavorano da casa. E questa credo che sarà una modalità che, al di là dell'emergenza, come tutto quello che ci ha portato questa esperienza, deve essere un qualcosa che noi capitalizziamo. Perché io sono convinta che anche quando riapriremo un po' rispetto alla chiusura totale che abbiamo oggi, ci porteremo dietro per un tempo che mi auguro breve, ma non credo che sarà così breve, ci porteremo dietro comunque l'esigenza La sto di perdendo, professoressa. continuare Professoressa, ecco, di lavoro agile. l'avevo perduta per un attimo. Non la sto sentendo, professoressa. Purtroppo è un problema di linea. No, dicevo che questa esperienza, nella sua drammaticità, ma ci ha consentito di costruire un patrimonio di esperienze che ci porteremo e di competenze che ci porteremo dietro. La didattica a distanza credo che continuerà ad essere una modalità alla quale dovremo ricorrere ancora per un tempo quantomeno a medio termine, e comunque sarà sempre una risorsa in più che potremo utilizzare laddove richiesto. Così il lavoro agile, anche quando si riaprirà un po' rispetto alla totale chiusura, sarà comunque una forma di lavoro da continuare ad utilizzare per consentire il distanziamento sociale, per evitare affollamenti o aggregazioni eccessive. Per cui alla fine usciremo da questa esperienza, mi auguro presto,
con un patrimonio aggiuntivo di competenze e di esperienze. L'ultima battuta, Vediamola in modo positivo, ecco. sicuro, un'ultima battuta, al di là di quelle che potrà essere poi lo scenario futuro, perché evidentemente ci aspettiamo tutti quanti che qualche cosa cambi e che anche la scienza riesca a mettere sotto controllo questa brutta bestia. Mi suggeriva la collega Sonia Giuliarelli, che è il suo ufficio stampa, di ricordare che, ed è giusto farlo, l'Unistra PG è stata sempre, da sempre, sede di eventi culturali, di incontri, anche di concerti musicali. Che cosa ci si potrà inventare, sempre prendendo prestito la tecnologia anche in quel caso? Lo stiamo già facendo. Creiamo una pagina proprio culturale per i corsi di cultura. Quindi il professor Ragni, che oltre a insegnare musica da noi è anche un pianista conosciuto, sta registrando delle lezioni. Che metteremo online a disposizione al momento gratuita sia dei nostri studenti sia di tutta la cittadinanza. Così faranno i colleghi storici dell'arte, i colleghi che insegnano cinema, i colleghi che insegnano teatro. Quindi in questo momento il nostro contributo in termini culturali sarà quello di offrire gratuitamente ai nostri studenti e alla cittadinanza anche proprio delle lezioni di cultura, così come tradizione dell'Università per Stranieri, che per diffondere la cultura italiana è nata e ha inaugurato i suoi primi corsi già nel 1921. E magari cresceremo tutti quanti un po' di più culturalmente, no? E eviteremo di essere così abbrutiti perché la tecnologia ci aiuta, ma ci aiuta anche a diventare più abbrutiti, perché questa è una verità. Professoressa, prendiamo impegno. Assolutamente sì. Grazie. Prendiamo impegno con lei appena potrà, e sarà evidentemente a Palazzo Gallenga, di poter fare un collegamento più fluido dal punto di vista del trasferimento dati. E quindi magari appena sarà possibile lei informi la mia collega Sonia Giuliarelli per poterci attrezzare per fare un altro collegamento, anche perché noi siamo perennemente davanti ai computer, quasi anche la notte. Va bene? È vero. Allora, grazie alla professoressa Grego Bolli, che è rettore dell'Unistra PG, e vorrei approfittarle per farle gli auguri di buona Pasqua. Anche a lei, ricambio di cuore. Grazie, grazie veramente e auguri a tutti noi. A A presto, professoressa. Arrivederci. presto.